Buonasera. Allora, io sono Mauro Francesco Minervino, sono un antropologo e un narratore. Quella che vi racconto qui stasera è una regione del sud, la mia regione, la Calabria. Io come antropologo e come narratore questa regione la attraverso da anni. Dico l'attraverso perché a me piace molto raccontare in movimento, viaggiando. Sono appunto un narratore che attraversa i luoghi, che incontra le persone. Sono un antropologo e quindi le persone mi interessano molto, ma mi interessano molto anche i luoghi. I luoghi del sud sono luoghi molto interessanti, non solo per un antropologo, ma anche per chi vuole raccontare storie. Perché intanto i luoghi raccontano storie, sono essi stessi una storia. Sono però sicuro che le storie del sud che avete in mente, che sono quelle più note, più raccontate, vi raccontano un altro sud. Io nei miei libri cerco di raccontare, come dire, un sud che è quello che metto sotto le ruote della mia automobile. Io non sono un grande camminatore, magari deludo qualche ambientalista. Sono uno che però macina un sacco di chilometri in automobile, perché la mia vita è fatta di strade e spesso anche di solitudine, quindi tra solitudine e strade ho tentato di raccontare anche i pochi incontri che faccio in questi luoghi del sud. La Calabria è, credo, il luogo del sud più raccontato dagli altri e molto meno raccontato dagli scrittori, dai narratori calabresi. La Calabria che vi hanno raccontato e che vi raccontano oggi è soprattutto quella delle cronache, è quella dei telegiornali o dei talk show che raccontano il sud tra scandali e gravi problemi come la mafia, gli abusi, le trasformazioni spesso terrificanti del paesaggio. Questi sono anche le cose, gli argomenti, i luoghi, le persone, le circostanze che tento di raccontare io nei miei libri. Ma io provo a farlo da dentro, provando anche un po' di passione umana nel doppio senso delle cose di cui non possiamo fare a meno perché ci piacciono e anche nelle circostanze che invece raccontano di luoghi e persone con dolore, quindi passione e anche compassione per me per il Sud, che è il mio luogo, la mia terra, il luogo in cui sono nati i miei nonni, in cui vivono i miei genitori, in cui ho messo al mondo dei figli, in cui sono diventato padre, in cui sono cittadino. Mi interessa molto raccontare il Sud dal punto di vista dei cittadini per bene, di quelli che si ribellano alle mafie, che rigano dritto e rispettano le leggi, di quelli che vogliono pensare al Sud come un luogo possibile della civiltà di questo paese. Noi lo siamo stati per secoli, per millenni. Un luogo della civiltà, vorremmo ritornare a esserlo per tutto il paese, per tutta Italia, perché credo che se c'è un errore profondo, fondamentale, che facciamo è quello di ritenere il Sud ormai perso alla storia civile, alla vita di questo paese, niente di più sbagliato. È così che siamo diventati tutti un po' peggiori in Italia. Se non abbiamo messo un argine alle mafie, al malcostume, al malgoverno, dipende anche da questo, dal credere che il Sud sia in qualche modo isolato, lasciato cadere nel proprio baratro di abbandoni. Allora, ripeto, le storie che vi racconto sono storie che io apprendo dalla strada. Io amo la strada. E ogni volta che attraverso i luoghi della mia vita, io sono anche un pendolare, per fare il professore all'università, ho fatto il conto che alla fine dell'anno faccio più chilometri di un camionista, quindi mi piace raccontare le strade, i luoghi del sud, perché sono luoghi molto animati e sono luoghi che, se posso dire, in qualche modo sono sulla breccia della storia, sono i luoghi più attuali, quelli meno edulcorati, quelli meno, forse anche quelli meno visti. Quindi in qualche modo tutti i miei libri raccontano storie stradali, incontri fatti per caso, oppure accadimenti che sono esattamente quelli imposti dall'andare, dalla strada. Io sono anche un dromofilo, un viaggiofilo, mi piace raccontare in giro, in movimento. Ed è quello che ho fatto anche in questo libro che ho intitolato Chi vive in Calabria, chi ha scarsa memoria, citando un distico di una canzone che probabilmente tutti voi conoscerete, che è Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano,
che è un bellissimo inno alla Calabria, anche quello, ma è anche un inno all'Italia, insomma, ad un'Italia che vorremmo tutti diversa. Perché ho citato la memoria? Perché noi abbiamo tutti di questo paese, delle nostre regioni, dei nostri luoghi, del nostro orizzonte umano, tutti scarsa memoria. Viviamo in una sorta di eterno presente, in cui abbiamo dimenticato appunto chi sono i nostri nonni, che facce avevano, cos'era il nostro paese, cosa sono oggi le nostre regioni, semplicemente guardando al di là dello specchio e dei frantumi del contemporaneo. Insomma, ci sono grandi storie, ci sono luoghi di straordinaria bellezza. Il sud della Calabria è una delle regioni più raccontate dagli scrittori del Grand Tour. Era uno dei luoghi di più abbacinante bellezza per grandi scrittori, da Goethe a Stendhal, che pure però sono stati pochissimo in Calabria. Io amo moltissimo invece un grande scrittore d'età vittoriana che si chiama George Robert Gissing, che fu tra i pochi a restare in Calabria 7 mesi, scontando anche una sorta di esilio in Calabria. Pensate che alla fine dell'Ottocento, ancora alla fine dell'Ottocento, quando già c'era il treno in Calabria, si pensava che la Calabria fosse un luogo che apparteneva più, come dire, all'orizzonte geografico del Nord Africa. Quando questo scrittore inglese scende in Calabria da Napoli con un piroscafo, la famiglia Labriola, e il Labriola meridionalista era esattamente un suo amico, consigliò questo scrittore inglese di fare testamento, come se appunto scendesse praticamente in mezzo al cuore dell'Africa. E Gissing però fu capace di vedere altro, di incontrare appunto, come poi ho fatto io a distanza di più di 100 anni, luoghi e persone, e fu capace di meravigliarsi, di innamorarsi di questo sud, in cui scoprì una grande civiltà, una straordinaria gentilezza di maniere. Ora, certo, il sud è molto cambiato, ma la gente del sud è anche molto così oggi, nonostante gli orrori, le brutture. Io mi sento di voler dare, di dover dare speranza anche a chi lotta in Calabria per essere cittadino di questo paese, un paese in cui tutti ancora crediamo, spero, e a cui vorremmo dare un futuro a partire dalla vita dei nostri figli. In Calabria però ci sono due grandi problemi. C'è una devastante malavita organizzata, purtroppo intrecciata con un diffuso malaffare politico, con una profonda disonestà degli amministratori, ma d'altra parte c'è anche una profonda resistenza della gente per bene, che purtroppo è una minoranza, che conta poco, che non ha gli strumenti per raccontarsi. Ecco, se ho un qualche merito, forse è proprio questo, cioè tentare di raccontare anche per chi non ha voce, che non riesce a raccontare la storia della propria resistenza in questa terra. Ora, i miei libri, ripeto, sono libri che raccontano strade, perché purtroppo la strada al sud, e specie in Calabria, è diventato non un, come dire, un mezzo per congiungere popolazioni, per tenere insieme la vita delle persone, ma è diventata paradossalmente il luogo in cui la vita viene gettata costantemente, ogni giorno. Cioè la strada è il luogo in cui la gente abita. C'è una strada che io ho raccontato, che si chiama Statale 18, ed è una parallela della famigerata Salerno-Reggio Calabria, credo nota a molti di voi perché è la strada delle vacanze per il sud. Appena giù dopo Maratea voi incontrate lo straordinario paesaggio dell'Appennino calabrese, che dopo Maratea si tuffa appunto nel Tirreno, che è uno dei mari più belli del mondo. Io abito a Paola, un luogo bellissimo, un luogo con un nome di donna, che ha un altro straordinario pregio. E ho fatto il conto geograficamente, io sono sempre stato molto affascinato dalla geografia sin da bambino. Beh, insomma, facevo questo gioco che è veramente molto, molto affascinante per me ancora oggi. Da Paola, se uno così virtualmente potesse scoccare la freccia con un arco immaginario, allora potrebbe infilare le colonne d'Ercole e arrivare fino in America. Allora, questo è un mare straordinario perché già ci racconta l'altrove, ci racconta l'oceano, ci racconta grandi vastità. Ci racconta un orizzonte infinito, e l'orizzonte infinito per me è la metafora di una grande libertà, di una libertà con la quale io cerco di nutrire anche il mio lavoro di antropologo e di narratore. Le storie che racconto filano dalla strada, vengono incontro a me dalla strada. E spesso sono storie brutte, qualche volta anche raccapriccianti,
La statale 18 è un luogo nel quale la gente muore, perché si muore di traffico in Calabria. Si muore anche di altri abusi. Per esempio, il nostro mare, che è bellissimo, meraviglioso, il Tirreno Azzurro è una cupola tesa da un punto all'altro dell'orizzonte, è però un mare inquinato. È un mare inquinato d'estate, quando non dovrebbe essere inquinato, quando arrivate anche voi, quando arrivano i turisti, quando arrivano gli altri italiani, quando arrivano gli emigranti che tornano a casa e avrebbero bisogno di ristoro. È un mare inquinato dalle navi dei veleni. In questo libro io racconto, per esempio, la storia di una nave che si è spiaggiata pochi chilometri vicino ai luoghi in cui abito, ad Amantea, e la Jolly Rosso, e lì sono stati scaricati liquami radioattivi, porcherie terrificanti. Altre navi, per esempio, sono state tombate dalla mafia davanti ai nostri mari. La nave dei veleni, la Kunski, di cui si è tanto parlato qualche anno fa, è una nave affondata dalle mafie che controllano il nostro territorio a 15 chilometri dal mare di Cetraro. Ecco, queste sono le storie che racconto, e spesso me le raccontano le persone che incontro sulla strada, automobilisti come me, in un luogo che somiglia, come dire, ad una sorta di caravanserraglio, ad uno straordinario, divertentissimo e civilissimo bar, una stazione di servizio a Campora San Giovanni, in uno degli angoli più brutti della statale 18, tra casermoni orrendi e abusi di ogni genere, dove però c'è un'isola di civiltà. E quest'isola di civiltà è fatta semplicemente da cittadini che non vivono più nei paesi. I paesi sono stati, come dire, prosciugati. La strada è un sifone che aspira costantemente la vita delle persone sulla statale 18. E in questo bar, in questa stazione di servizio, ho scoperto che si incontrano migliaia di calabresi ogni giorno, perché è un luogo ospitale, è diventata la piazza che non abbiamo più nei paesi, che non abbiamo più nelle piccole città provinciali che hanno fatto la storia e la civiltà del nostro sud. E poi racconto anche la mia vita su questa strada. Io ho visto cambiare, in 20 anni che faccio il professore a Catanzaro, completamente il paesaggio della bellissima costa tirrenica calabrese. Un paesaggio meraviglioso. Un paesaggio oggi costellato da centinaia di abusi edilizi, da migliaia di abusi edilizi. E lo scandalo è che questo abuso non si ferma, che la peste del cemento continua a risalire dalla spiaggia verso le colline. Noi abbiamo, assieme all'Appennino Ligure, credo i posti più belli d'Italia, perché solo lì le alte montagne del sud si infilano nel mare. Quindi luoghi che hanno dato lustro al nostro paese, che sono stati venerati per la loro bellezza. Alcuni scrittori, quando attraversavano la Calabria, una regione piena di favolose storie e di grandi miti, a partire dal mito di Odisseo, io di fronte a casa mia, io quando voglio scrivere, mi separo dal mondo e apro solo una finestra, un pezzo di balcone di casa mia, perché guarda direttamente lo Stromboli. E lì immagino il viaggio di Ulisse, immagino Jules Verne, che ha fatto concludere uno dei suoi libri più belli proprio lì, nella bocca dello Stromboli. Ecco, questi luoghi oggi sono luoghi in cui l'Italia soffre, soffre molto per il degrado, ma tutto questo non si deve fermare in Calabria, deve diventare coscienza civile della nostra Italia, del nostro paese. Io come calabrese non ho mai scritto un rigo pensando di dover difendere la mia terra dai suoi guai, dai suoi problemi, che sono tanti, che sono evidenti, conclamati. Lo faccio però per raccontare ai miei concittadini, ai calabresi, agli italiani, che questo è un luogo d'Italia, che il sud è l'Italia, e nessuno può pensare di separarsi da questo pezzo del nostro mondo, perché il sud è il nostro mondo, per pensare che si possa, come dire, fare a meno di questo pezzo d'Italia. In questo pezzo d'Italia ci sono tante straordinarie risorse, tanti giovani meravigliosi. Io faccio l'insegnante, insegno all'università e ho formato centinaia ormai di studenti. Alcuni ho avuto il grande piacere di rivederli, per dirvi quanto è vero quello che vi racconto, di rivederli qui a Mantova. Sono insegnanti e cittadini della vostra città. Questa è la prova di quanto l'Italia sia un solo paese e di quanto sia importante che l'integrità del nostro paese venga salvaguardata, venga custodita.
Ora questo è in fondo il mio messaggio, sono le cose che racconto. E in queste cose che racconto, ripeto, infilo anche la mia vita, perché, ripeto, io su queste strade consumo anche un po' la mia esistenza. Ho visto cambiare molte cose, ho visto anche cambiare la mia vita. E io ero giovane, facevo l'università, e l'università per me è stata, l'Università della Calabria è stata uno straordinario luogo di trasformazioni. Ha cambiato la nostra regione. Pensate che fino al 1974 in Calabria non c'era un'università. E i calabresi, se volevano andare all'università, dovevano andare o in Sicilia o in Campania, come è successo per secoli. Ora noi abbiamo colmato questo gap, ma ne abbiamo di fronte un altro terribile, che è quello dei nostri giovani che scappano via, che non possono più vivere, che quando non sono obbligati dalla mancanza di lavoro, sono costretti ad emigrare per la noia, oppure per riparare in qualche modo la propria vita in luoghi più civili, dove è più ospitale vivere, dove è più bello vivere. E pensate che 100 anni fa uno scrittore inglese dell'età vittoriana, che aveva vissuto a Londra, nella grande Londra, e che aveva fatto il giornalista a Chicago, venendo in Calabria, a Catanzaro, disse che qui era più bello vivere. Ora, se era più bello vivere in Calabria 100 anni fa, quando c'era una grande miseria, ma miseria non equivale a miseria morale, equivale a qualcos'altro. Questo è il guaio del Sud. Noi abbiamo fatto molti passi avanti. Il Sud è oggi, dico la verità, inaccettabilmente circondato da un alone di criminalizzazione. Ci sono molti guai al Sud, ma ormai sono i guai dell'Italia. Quindi non dobbiamo più pensare alla Calabria, alle regioni del Sud, come un cancro da eliminare. In questo mio libro troverete un capitolo dedicato a Giorgio Bocca, che io ebbi l'avventura e la fortuna di incontrare negli anni in cui ero appena studente all'università. E dato che mi occupavo già di molte delle cose di cui mi occupo adesso, lo accompagnai in visita all'università e per la Calabria, e scoprì un uomo molto duro che aveva una serie di pregiudizi assolutamente infondati sul Sud e sulla Calabria. Scriveva straordinariamente, divinamente, però in quel caso offese profondamente anche le energie migliori di quella regione, perché non le vide, perché non le capì, e non capì che l'università e noi giovani di quella generazione potevamo essere veramente una grande risorsa per questo Sud. Io non so quanti minuti mi restano, se qualcuno... 10? Allora, guardate, dato che uno scrittore, secondo me, non dovrebbe mai parlare dei propri libri, l'unica cosa che dovrebbe fare in realtà è invitare a leggerli. Io vi leggo, sono 4 pagine, da questo mio libro, che è un ebook pubblicato da Doppio Zero di Marco Belpoliti nell'ambito di un progetto di narrazioni civili. Ed è un capitolo che ho dedicato proprio alla strada e alle sensazioni che mi vengono dalla strada e ad un oggetto che ormai viene piazzato su tutte le strade d'Italia, che a me dà molto fastidio e anche molto da pensare. Sono i cordoli, quelle cose che mettono sulle strade per rallentare il traffico, si chiamano dissuasori. Perdo molto del mio tempo in macchina, guido e giro da anni sulle strade di questa regione, la Calabria e anche oltre. Macino chilometri ogni santo giorno. Lo faccio per star dietro al mio lavoro, per capire come cambiano i luoghi, per incontrare le persone, per osservare certe posture, le espressioni degli sconosciuti e le facce della mia gente. I finestrini di un'auto stanno più o meno alla stessa altezza dell'obiettivo montato sul carrello camera del cinema. Il mondo scorre di fronte e ai lati. Guardi e non sei guardato. Io guido anche per ruminare sensazioni e ricordi, per pensare in pace ai fatti miei. Strade e superstrade, città provinciali, paesi, spiagge, montagne, suburbi non finiti, centri commerciali, stazioni di servizio, semafori, incroci, intervalli opachi e senza nome, cantieri, palazzi e altre strade. Tante strade. La Calabria di oggi è una materia liquefatta, in rotazione continua, in cui tutto è sempre più mobile, esterno, instabile, sottosopra. Giorni fa ero in macchina da solo. In macchina si pensa meglio. I ricordi incontrano le occasioni filate dalla strada, arrivano da soli a getti involontari. Ad un certo punto della strada i miei pensieri si interrompono. Ecco, pure qua, mi sono detto, te ne accorgi così. Siamo in città, Cosenza. Una qualsiasi strada laterale, imboccata distrattamente in mezzo ad un'ansia dei palazzoni del centro, neanche troppo trafficata. Mi dico, i soliti idioti,
e dichiaro qui tutta la mia insofferenza per gli odiosi cordoli stradali. Li hanno messi ovunque, rastremati in linea, di traverso. Sono quelle grosse verruche di plastica gialla, quegli stupidi binari di gomma scivolosa. Intralci, arrivano sotto le ruote senza avviso, come la carcassa di un cane sbandato che taglia la corsia. Sobbalzi, frenate brusche, stridori, rumoracci, scarti del traffico, tamponamenti, bestemmie. Creano più pericoli che ordine, insomma. Io che rispetto i limiti e il codice della strada ho sempre pensato che i dossi artificiali siano l'espressione stradale di una mentalità anticivica, illiberale e repressiva. Una segnaletica brutale da vecchio regime sovietico che ti obbliga a stare su una porzione di carreggiata sollevata e resa sconnessa apposta per rallentare il traffico, cioè per renderti la vita più difficile. Adesso i cordoli, come le rotonde, spuntano a sproposito, pure dove non servono. Ogni strada è un percorso a ostacoli. Sarà un altro dei business marci di malaffare venuto di moda in questa regione dove niente serve per il suo scopo e nulla è come appare. Per il resto, normalmente le vie di comunicazione della Calabria, dalle strade comunali all'autostrada, sembrano accuratamente bombardate, i crateri sulla crosta della Luna. E poi che senso hanno i dossi artificiali a Catanzaro, nel centro asfissiato di Catanzaro? C'è qualcuno di Catanzaro qua? La città, Catanzaro, più paralitica del mondo, con il traffico più bloccato. E i dissuasori a cosa servono nelle stradine anguste tra le marine dei centri storici come Paola, Mantea, Scalea? E i cordoli a rende sulle rampe che portano all'università sempre incasinata di traffico? Ho visto che in certi posti finalmente qualcuno li taglia, divella i longheroni di gomma e ci fa uno spazio in mezzo giusto per farci passare le ruote. Io davanti ai cordoli ho un conato di sensazioni primordiali, di reazioni pavloviane. Ho ribellioni istintive e claustrofobiche. Le sospensioni della mia auto, appena le sfiorano, scalciano come un mulo. Mi viene di saltarci sopra, di accelerare con rabbia per superarli di scatto. A me evocano le strettoie per gli animali stradati al macello, i corridoi disperati dei penitenziari e dei reclusori, i recinti dei campi di concentramento, benché provengano dagli USA, il paese dei grandi spazi liberi, il paese della libertà. E l'America, infatti, che ha sviluppato l'automobile, il mezzo di trasporto individuale che identifica la libertà, il posto dove questi bump li hanno inventati, dove sono in uso da decenni. Lì i dossi li chiamano appunto bump, bump side, o forse solo bump, scassone. È una parola che deriva dal nomignolo slang usato per il camioncino Ford F-Series, un pick-up combinato, cabinato più cassone, da una tonnellata e mezza, in produzione dal 1967 al 1972. Il bump Ford Series, prodotto fin dal 1948 e poi copiato da tutti i costruttori, è ancora oggi in versioni costantemente rinnovate dal colosso automobilistico di Detroit, la Ford, il veicolo a quattro ruote più venduto negli USA. È anche una delle 10 auto che hanno fatto la storia del cinema. È l'inconfondibile sagoma del pick-up ammaccato e rugginoso degli on the road movie, ambientato tra le statali infinite e le piste coperte di polvere, pieni di sobbalzi e trasalimenti dell'America rurale. Uno di quei mezzi di lavoro democratici che portano in giro vittime e avventurieri, innamorati e fuggiaschi, i cowboy e le pin-up, gli spostati dalle nevrosi nascoste e i killer seriali covati nella pancia sconfortata della provincia americana. Sono i bump caracollanti sulle piste dei film vecchie glorie dell'American Life, fino ai pick-up truccati da gara di Fast and Furious, passando per le nostalgie di American Graffiti e per i racconti raggelanti di Trilobiti di Breeze Pancake. È sempre lo stesso camioncino in fuga dagli orrori della vita o lanciato con i suoi occupanti alla rincorsa disperata di un orizzonte di libertà, con la felicità che sembra sul punto di essere colta ma che si sottrae continuamente alla vista. Vivo la mia vita ad un quarto di miglio alla volta, non mi importa niente, per quei 10 secondi io sono libero. Sul grande schermo il camioncino che in forme mutate vediamo correre o arrancare nelle scene di film tra i più vari, come Starman, Mosquito Coast, L'Uomo dei Sogni, fino ai più recenti Transformers, Bill Kill di Tarantino e American Life di Sam Mendes, o il recentissimo This Must Be the Place di Paolo Sorrentino. Bump nello slang americano significa anche più sensatamente bolla, brufolo, vescica, ma anche scossone, contraccolpo, botta, anche con allusione sessuale. Eppure l'autoscontro dei Luna Park in America porta il nome di Bumpmi, cioè tamponami.
Bump è anche la dose da sballo di una sostanza illegale, nel gergo lavorativo pure la rimozione dal posto, l'assegnazione coatta ad un altro lavoro o la cancellazione da una lista. Ma per noi, in Calabria e al Sud, che abbiamo smarrito la giusta via tra le traiettorie meridiane della nostra regione, la Calabria vampirizzata dal cemento, i bump veri, quelli attaccati sull'asfalto da amministratori zalanti di comuni e città superabusive, sfiancate da ogni sorta di caos e di subbuglio, dovrebbero servire quasi da cordone sanitario, un correttorio steso sulla strada, argini di gomma messi lì a dissuaderci, ma non si capisce da cosa, a disciplinarci per renderci almeno in automobile cittadini modello. Al massimo servono ad annullare dentro corsie obbligate ogni residua illusione di libertà e di individualismo alla guida di un mezzo sulla strada. In nome delle file, ovvero del deflusso ordinato, di un'illusione di disciplina civica contrabbandata in nome dell'omologazione di massa, mentale e comportamentale. Il resto, amen. È il solito groviglio indigesto e mostruoso che ci circonda. Insomma, i dossi, dissuasori, cordoli, bump, di tutti i generi, chiamateli come volete, non sono innocenti frangenti di gomma dalle nostre parti. Anche quando guido giorno dopo giorno sulle strade rovinose della mia terra depredata, avverto l'allarmante sensazione di essere in ostaggio di una società fatta di regole futili e finte, inutilmente irta di trabocchetti, prescrizioni, divieti, impedimenti, obblighi, misure sempre più ottuse e coercitive, finalizzate tutt'al più a trasformarci in obbedienti corsisti, in replicanti automi del traffico in fila indiana nelle nostre scatolette di latta. Ma il fatto è che i bump valgono solo per noi esseri comuni, uomini massa, cittadini indifesi, pendolari e forzati dell'autotrasporto e degli ingorghi. E solo noi e le nostre vite già affannate, pericolanti e anguste, rallentano, incolonnano, dissuadono, deviano. I cordoli non fanno recedere le auto blu, non moderano i sorpassi prepotenti dei cortei delle caste e nemmeno i grossi SUV delle mafie locali. Non arginano la monotonia del paesaggio, il dilagare degli abusi, il malaffare, la noia. Quando entro in una di queste strettoie cordonate in giro per la Calabria, mi sento come in certi film della peggiore immaginazione futurologica. Un'altra Fahrenheit 451, il personaggio orwelliano di un 1984 più imprudente e scalcinato, anzi peggio ancora, una figura oppressa tra la folla intruppata e i cascami stradali di una metropoli di Fritz Lang sgarrupata e virata in bruttissima copia. È una dura lotta per sopravvivere e spostarsi nel casino babelico del sistema viario del Sud e della Calabria, che è pieno di groppe, di trabocchetti, di buche, di pericoli mal avvisati, di raccordi sviati, di strade stritolate e perse nel nulla, cresciuto a casaccio nelle contrade sottosopra di questa Calabria post tutto, compendio di tutti i rottami dello sfascio dedalico del Sud nostrano. Io ogni volta che li vedo, quei maledetti cordoli, accelero e mi ci avvento sopra. Sobbalzo alla grande, bump, ho deciso che la prossima macchina che mi compro sarà proprio uno di quei bump, il camioncino dei film americani. Grazie. E anche come in un film americano, per mettere la parola fine a questa traccia di 30 minuti, però ci starebbe una domanda rapidissima, se ci fosse dal pubblico o magari se c'è qualcuno che vuole parlare ai calabresi, quindi a un calabrese. I miei ex studenti che adesso qualche sono professori qua. Forza, qual è il coraggio del calabrese? Vediamo un po'. I pro di calabrese. Una persona dove che si possa è? Intanto vediamo se ci no, sono le ragazze che anche possono anche i mantovani, va bene. Anche i mantovani, cioè. Eccolo qua. Allora, se c'è qualcuno che alza la mano, una ragazza viene da voi col microfono. Altrimenti io chiuderò la traccia qui perché ho questo ingrato compito e questo potere, quindi forza, una domanda. Sono stati terrorizzati forse dalle difficoltà stradali. Eccole qua, bene, grazie. Io non sono mai stata in Calabria, penso sia l'unica regione italiana in cui non ho mai messo piede, però da quello che lei mi ha raccontato non mi ha invitato molto ad andarci. Non l'ho? Non mi ha invitato ad ma andarci. Ma io non credo guide turistiche, signora, quindi. Ma se io volessi visitarla non con occhi turistici? Grazie per la domanda, grazie mille. Allora,
Naturalmente lei farebbe bene a venire in Calabria, come farebbero bene a venire tutti gli italiani in Calabria, perché non si capisce perché un pezzo d'Italia debba essere escluso per un qualche particolare motivo dalla conoscenza, anche dalla conoscenza civile, perché poi, insomma, in luoghi come le nostre regioni e come in qualsiasi luogo d'Italia non si va solo per fare il turista. Il turismo è una storia molto recente, il sud non è nato per i turisti, insomma, è nato per la gente che ci abita prima di tutto. E per tutti gli italiani che vogliono sentirsi italiani anche al sud, in Calabria. Quindi l'invito a venire in Calabria e a scoprire che la Calabria è una regione straordinariamente ricca di bellezze, nonostante gli sfregi e gli abusi, ma ricca di grandi cuori, di grandi persone che amano non solo la Calabria, ma amano l'Italia. Io amo moltissimo l'Italia. Io mi sforzo di essere un italiano migliore, in Calabria e fuori dalla Calabria. E mi sforzo anche di essere uno scrittore italiano. Io amo moltissimo la mia lingua, così come amo la lingua di casa mia, la lingua degli affetti, i miei dialetti. Però credo che per raccontare l'Italia bisogna trovare una linea mediana. Bisogna essere un po' meno calabresi e un po' tutti più italiani. E nello stesso tempo amare molto i luoghi in cui viviamo. Io credo che se c'è una speranza in questo paese riparte dal senso civico, dal sentimento di comunità che deve unire tutti quanti al di là dei confini. E poi si può venire in Calabria anche per fare il turista. Le garantisco che si troverà bene. Benissimo. Allora, il nostro confine invece è quello temporale e il nostro confine finisce qui. Ringraziamo il nostro ospite. Grazie. E vi ricordo